Bentornato Gudiel, bentornata. Continuiamo nella descrizione del tuo desktop. Infatti ci siamo lasciati la lezione scorsa, quando avevamo individuato nella zona bassa del desktop una barra chiamata delle applicazioni o anche degli strumenti, e dove risiede una zona chiamata Sys3. In questa barra trovi altre icone oltre a quelle presenti sul desktop. La posizione e la dimensione della barra può essere cambiata. Se ad esempio tieni premuto il mouse prendendo la barra, cliccando da questa zona e spostandola in uno dei quattro lati del desktop, essa sarà mobile proprio sul desktop. Oppure puoi variare la dimensione della stessa qualora presenti molte icone. Dovrai semplicemente posizionarti in questa zona, quindi la zona di demarcazione tra la barra stessa ed il resto del desktop. In quel momento il puntatore del mouse cambierà stato, trasformandosi in una freccia bidirezionale. Dovrai semplicemente, cliccando e spostare la barra verso l'alto, e varierà la sua dimensione. Sulla sinistra della barra, in base alle impostazioni sulle qualità grafiche della tua scheda video, puoi trovare o l'icona di Windows o la scritta Start. Da questo pulsante potrai accedere alle funzioni più profonde del sistema operativo, come vedremo in seguito. Potrai affondare le tue mani nelle viscere del sistema operativo. Se ad esempio clicchi sul pulsante Start, si avvierà un menu che presenterà vari collegamenti più o meno personalizzabili. Tramite questi collegamenti potrai avviare applicazioni o entrare nelle zone di impostazioni del sistema operativo. Sempre sulla barra alla destra di Start ci sono altre icone. Questa è la zona definita di avvio veloce o delle applicazioni. Infatti, cliccando sopra l'una o l'altra icona avrà la possibilità di avviare in maniera rapida i programmi, come ad esempio i browser per navigare, oppure un programma chiamato Esplora Risorse, che serve per esplorare il contenuto dei lettori, dei masterizzatori, del disco rigido, delle varie cartelle e delle periferiche esterne USB e così via. Il numero di queste icone e la struttura della barra sono molto personalizzabili. Puoi eliminare ad esempio le icone che non preferisci. Sarà sufficiente infatti cliccarci sopra con il pulsante destro del mouse, e al menu che comparirà dovrai semplicemente cliccare su Rimuovi questo programma dalla barra delle applicazioni. In pratica queste sono le icone della zona di avvio veloce. Sarà sufficiente cliccare con il pulsante destro una di queste icone, comparirà un menu e cliccando su Rimuovi questo programma dalla barra delle applicazioni verrà a scomparire questa icona. C'è da definire una nota che questa rimozione è riferita solo al collegamento, quindi non al programma. Non si disinstalla il programma. Se invece vuoi aggiungere delle icone riferite a dei programmi o delle cartelle direttamente in questa zona, lo potrai fare trascinandole in una o l'altra posizione. Come puoi fare? Clicca con il pulsante sinistro del mouse, lo tieni premuto e trascina questa icona nella zona che tu hai scelto. Dopodiché rilascerai il pulsante e l'icona sarà trasferita in questa zona. In realtà è una copia del collegamento dal quale lo hai prelevato. Così facendo avrai creato un collegamento al programma per un avvio più rapido. Puoi spostare anche l'ordine delle icone verso destra o verso sinistra a tuo piacere, cliccando sulla stessa e spostandoti nella direzione da te voluta. L'azione di trascinamento da un punto all'altro del desktop o nella zona all'interno di Esplora Risorse è definita con il termine drag and drop. Nella zona libera della barra delle applicazioni potrai aggiungere altre icone. Sarà sufficiente cliccare con il pulsante destro del mouse in questa zona. Al menu che comparirà, posizionati sulla scritta barre degli strumenti.
Qui possiamo vedere un menu creato proprio cliccando nella zona pulita della barra, cliccando con il pulsante destro del mouse, nascerà questo menu. Posizionandoti sulla sezione barra degli strumenti, verrà generato un nuovo menu e nel momento in cui cliccherai su nuova barra degli strumenti, avrai la possibilità di creare una nuova icona, o meglio una nuova barra, che potrà ritornarti utile. In che modo? Ad esempio, se vuoi posizionare una cartella specifica all'interno di questa zona, nel momento in cui clicchi sul pulsante nuova barra degli strumenti, si apre il programma Esplora Risorse. Tu andrai ad individuare la cartella che dovrai posizionare in questa zona. Una serie di clic su OK ti porteranno a creare questa nuova barra, che puoi ampliare semplicemente cliccando su questo divisore e spostandolo verso sinistra. Sul lato destro della barra si trova una zona definita Assist Tray e alla sua estrema destra c'è la sezione relativa alla data e all'ora ed infine un pulsante che non sembra molto pulsante dall'aspetto, che è denominato Mostra Desktop. Qui puoi vedere la zona Assist Tray nella quale compare la data e l'ora e questo pulsante chiamato Mostra Desktop. Il suo compito è semplicemente quello di parcheggiare lungo la barra delle applicazioni tutte le finestre che sono aperte o totalmente sul desktop oppure parzialmente mostrate. Cliccaci pure sopra per vedere il risultato. Parliamo della sezione data e ora che hai precedentemente visionato. Se clicchi con il pulsante destro del mouse in questa zona, si genera questo menu che ti permetterà, grazie a questo pulsante modifica data e ora, di variare le impostazioni appena definite. Quindi clicca su questo pulsante e si avvierà questo programma che presenta un pulsante omonimo e sul quale tu dovrai cliccare per poter accedere finalmente alle impostazioni di data, giorno, mese e anno ed ora. Dopodiché clicca un paio di volte su OK e avrai impostato i parametri se non corrispondessero alla realtà. Allora, qui come puoi vedere, hai presente il tuo desktop con la barra delle applicazioni. Nella zona sinistra trovi il pulsante Start, poi in questa sezione della barra delle applicazioni, definite anche avvio veloce, trovi i pulsanti che collegherai a questa sezione. Questa è la zona Assist Tray, poi abbiamo la zona relativa al calendario e all'orario ed infine il pulsante Mostra Desktop. Il pulsante Start permetterà di generare un menu che presenta alcuni collegamenti più o meno personalizzabili oppure entrare nell'ambito delle impostazioni del tuo computer o ancora visionare i programmi che sono installati sullo stesso ed avviarli da questa zona. Cliccando su uno dei programmi presenti nella barra delle applicazioni avvierai il programma relativo, in questo caso un programma di grafica. La dimensione della barra delle applicazioni potrà essere variata semplicemente in questo modo. Posizionati, come abbiamo detto, nella zona di demarcazione tra desktop e barra fin tanto che il puntatore non cambia stato, diventando una freccia bidirezionale. Tenendo premuto il pulsante sinistro e tirandolo su potrai alterare le dimensioni della barra a tuo piacere e gestirla in base al numero di icone presenti in questa barra. Non esageriamo naturalmente, perché priveresti dello spazio visivo del desktop. La barra stessa potrà essere spostata semplicemente posizionandoti in una zona libera e
trascinando la stessa in una delle quattro posizioni laterali del desktop. Per eliminare una icona da questa barra delle applicazioni sarà sufficiente cliccare con il pulsante destro e rimuovere il collegamento del programma stesso. Lo potrai riposizionare semplicemente andando ad individuare il programma relativo, o meglio il collegamento al programma relativo, e trascinando con il pulsante sinistro potrai posizionarlo in una zona a te più consona. È possibile aggiungere a questa barra una barra personalizzata. Cliccando nella zona vuota con il pulsante destro del mouse si genera un menu, posizionati su barre degli strumenti e di nuovo su nuova barra degli strumenti. Si avvierà il programma Esplora risorse. Selezioniamo ad esempio una cartella a nostro piacere. Cliccando su Seleziona cartella avrai posizionato in questa zona la nuova barra relativa alla cartella backup, che potrai più o meno spostare o visionare cliccando su questo pulsante. Per rimuovere la barra sarà sufficiente cliccare con il pulsante destro sulla stessa, posizionati su barra degli strumenti e rimuovi il segno di spunta sul nome della barra. Se hai diverse finestre aperte e il tuo desktop è particolarmente occupato, cliccando sul pulsante Mostra desktop, immediatamente tutte le finestre verranno parcheggiate in maniera rapida. Ricliccando sullo stesso avrai ripristinato le finestre a vista. Posizionando il mouse sopra le icone presenti nell'assist tray avrai la presentazione della icona con il nome relativo. Cliccando con il pulsante destro si genera un menu più o meno ampio relativo al programma, che ti permette di interagire sullo stesso oppure chiuderlo, uscire. Se hai la necessità di variare o la data o l'ora o entrambi, clicca con il pulsante destro nella zona relativa al calendario, posizionati e clicca sul pulsante modifica data ed ora. In questa nuova schermata clicca di nuovo su modifica data ed ora, imposta le variazioni del caso relative a anno, mese, giorno ed ora. Cliccando di nuovo due volte su ok avrai ripristinato il valore più opportuno. Ricorda una cosa: se sei costretta a ripristinare frequentemente l'ora, ciò vuol dire che la batteria tampone della scheda madre ha esaurito il suo ciclo vitale, quindi la dovrai sostituire, come ben sai ormai. Nella sezione Sistray trovi anche altre icone a vista. Alcune saranno un po' nascoste, a volte saranno raggruppate, oppure a seconda delle impostazioni potrai visionarle totalmente, a seconda dello spazio visivo che hai a disposizione. Sostanzialmente evidenziano alcuni dei programmi che stanno funzionando, in inglese si dice in background, ossia parallelamente, insieme al normale funzionamento del sistema operativo. Una premessa del tutto personale: nel limite dello strettamente necessario riduco al minimo il numero di programmi, di processi attivi e quindi naturalmente il numero di icone presenti in questa barra, per non privare in maniera inutile le risorse al computer. Questo perché ogni programma, anche se di piccole dimensioni oppure limitato in prestazione, priva appunto risorse al processore, quindi anche al lavoro generale del computer. Per cui, se non sono strettamente necessari, è bene eliminarli, chiuderli o disattivarli, in quanto non ha senso tenerlo attivo se non serve per quello specifico lavoro. Quindi in pratica atto una forzatura chiudendo il processo e disattivandolo ad ogni avvio del sistema operativo. Ti potrebbe venire in mente una domanda: ma chi inserisce i programmi nella SysTray?
Beh, alcuni, il programmatore, in questo caso i programmatori della Microsoft, altri più o meno volutamente tu. In che senso? Quelli presenti subito dopo aver terminato l'installazione di Windows, è ovvio che li ha inseriti il programmatore, i programmatori di Windows. Puoi interferire con gli stessi, come ti ho brevemente accennato prima, inibendoli la visualizzazione o momentaneamente o in maniera definitiva. Altri invece saranno presenti per via del tuo operato con il PC. Ad esempio, durante l'installazione di alcuni programmi, essi potranno inserire o meno un'icona nella SysTray. Nella migliore delle ipotesi, durante l'installazione di vari programmi, avrai notificato dallo stesso una richiesta di presentarsi a vista nella SysTray. Altre, in maniera più o meno velata, non te lo evidenzieranno. Questo perché, tutto sommato, i programmatori tendono a ridurre il numero di interazioni dell'utente durante l'installazione. Quindi, se non sei accorto, se non sei particolarmente accorta a dei segni di spunta che sono preventivamente selezionati, installerai anche dei programmi che non richiedi esplicitamente. Questo comporterà che avrai ad ogni avvio di Windows questa icona, una o più icone presenti nella SysTray, che, come dicevo prima, privano risorse al tuo computer, a volte in maniera del tutto inutile. Occhio che sempre durante l'installazione potresti aver suggerita, per una facilitazione da parte loro, l'installazione di alcuni programmi fornite da altre aziende che sono affiliate con i fornitori del programma che sta installando, come le barre di utilità, barre di ricerca e così via. Quindi cura particolarmente l'azione di controllo durante l'installazione dei programmi. Quello che in maniera ironica sto cercando di sottolineare è farti acquisire una forma mentale tale che durante l'installazione impieghi una parte del tuo tempo nel leggere quanto mostrato e non lasciarti trascinare dalla fretta. In questo modo non farai altro, tra virgolette, che mantenere il tuo computer perfettamente in linea alle tue esigenze e libero quindi da potenziali impurità e ridurre le possibili vulnerabilità del sistema operativo stesso. Tornando alla SysTray, puoi vedere che sono presenti delle icone di numero variabile. Ogni icona corrisponde alla rappresentazione grafica di alcuni programmi installati nel sistema operativo. Se ti posizioni con il mouse sull'icona comparirà il nome del programma, se invece clicchi con il pulsante destro su una di queste icone ti comparirà un menu più o meno ampio che ti permetterà di interagire con il programma oppure chiuderlo in maniera momentanea o definitiva. Diciamo che anche se il numero di possibili icone presenti nella SysTray è a dir poco molto ampia, ma di norma quelle che vengono accomunate ad ogni installazione sono l'icona relativa alle connessioni di rete, l'icona relativa all'orologio e alla data, l'icona relativa al volume che ti dà la possibilità di variare il volume del tuo audio, della tua scheda audio, quella relativa alle periferiche USB che hai collegato o collegherai durante l'utilizzo, notifiche varie del sistema operativo e normalmente quella dell'antivirus. Ad esse si aggiungeranno a volte altre icone come avvisi di sicurezza che genera il sistema operativo e anche quella di programmi che hai già installati nel tuo PC, oppure anche altre icone si aggiungeranno durante le successive installazioni di programmi. Ricorda che meno è popolata questa zona, meno programmi saranno attivi nel tuo computer. Bene, nella prossima lezione continuerai l'opera conoscitiva del desktop. Ora un forte saluto, ciao, a presto da Carlo e dalla prossima!